Buongiorno! A suon di paella. L'ho fatta io, non è di quelle surgelate in busta. Oh, ma sarà buona. Ho un debole per i cibi surgelati, soprattutto per quelli che non lo sembrano. E questa non lo sembra. Direzione centro. In modalità zombie. Porca lacca. Si va a fare shopping. Devo beccarmi con Cesare e Tonno. Siamo tutti a corto di vestiti. Sono sceso dal bus perché Cesare fa la stessa strada, quindi lo incrocio e mi carica lui sul suo mezzo di trasporto e andiamo in centro insieme. Così mi evita anche un po' di camminato superfluo. Anche se ho sbagliato fermata e quindi mi sono dovuto fare dalla fermata a piedi, quindi ho camminato comunque troppo. Più del previsto e più di quanto la mia caviglia consenta. Più metri faccio, più vado lento. È inversamente proporzionale, credo. Bella, Cesare. Ma sarà finita così? Eh sì. Cazzo dici? Andiamo! Verso l'infinito e oltre! Ah! Vai piano! Sani e salvi. Il pubblico dietro. Ti vergogni se ti filmo mentre l'autobus ci guarda? Ciao Gesù. Ciao. Che bellissimo che sei senza barba. È molto più fresh. Ciao Nelson. Bello. Come stai? Così. Ma io... Sei arrivato così proprio. Ma io ero dentro, scusati. Ma sei un pazzo, perché ma portiamo all'ospedale. Andiamo all'ospedale, facciamo un vlog. Dopo 45 minuti di zoppicamento siamo finalmente arrivati. A noi due. Odio provare i vestiti. Mai niente. Troppo grande. Ho proprio sbagliato a prendere le taglie. Guardate la differenza tra le mie due caviglie. Sta per esplodere. Questi direi che vanno bene. Poi sono elastici, figata. Ho cambiato le taglie delle cose che avevo preso troppo grandi. Riproviamo. Farete meglio ad andare bene. Con questo sembro un po' un cretino. Che figo è sto cappellino. Prendo queste cose qua. Merenda. Ciao Tone! Ciao! Ciao Tone! Ciao Tone! Ciao Tone! Cesare è imbarazzato e se ne va. Ciao Tone! Non ti vergognare, Gesù, non ti vergogni. Shopping finito, io sono uscito abbastanza vincitore con dei pantaloni e una maglietta e Cesu invece completamente anghinito e sconfitto. E io odio fare shopping. Non trovo mai niente. Forse è quel niente che non trova te. Grazie. Me lo allacci? No. Vai! Portami all'ospedale! Andiamo a curarmi! Ospedale! Tuppitu! Che bello! Non vedevo l'ora. Wow! Sala d'attesa. Papà, ciao. Mi sono rotto un piede. Sono all'ospedale a fare il gesso. Non è che mi riesci a venire a prendere? Vaffanculo. Voglio che ufficialmente adesso dichiari la morte del tuo canale. Ci aspetta un mese di gesso. C'è mio padre. Tra l'altro tutto documentato. Let's go. Grazie per essere venuto a salvarmi. Diciamo ti dovevo lasciare lì, ti dovevo lasciare. Il motorino non era un mezzo di trasporto troppo consono allo spostamento di un gesso. Ho appena fatto il tè e dopo averlo fatto ho realizzato di non avere idea di come trasportarlo dalla cucina fino a camera mia senza rovesciarmi addosso l'acqua bollente. Ho fatto delle prove con l'acqua fredda, con zero, con una, con due stampelle. Sono tutte finite con l'acqua per terra, quindi niente te, quindi niente vita. Infame! Buongiorno. Ieri sera sono andato a letto subito, non ho più continuato il vlog perché speravo, dormendo, di risvegliarmi poi la mattina dopo, ovvero questa mattina, un po' più felice. Perché ieri, a dire la verità, mi girava abbastanza al cazzo. Mi girava abbastanza al cazzo perché potete immaginare il perché. Un mese di fermo per me è abbastanza grave, nel senso che salto un mese di allenamenti, salto tornei, partite, dovevo andare a sciare, non vado a sciare. Salto un sacco di cose e anche le cose che non salto le faccio comunque con un bel po' di impedimento perché sono armato di stampelle che non so usare, devo imparare un po' meglio e comunque sono molto faticose. Non posso poggiare sul piede per cui sono sempre comunque appoggiato sul piede sinistro che a stare a zoppo galletto alla lunga fa male. Le stampelle fanno far fatica. Non sarà facile, non sarà un mese facile. Già da piccolo mi ruppi la gamba e dovetti tenere il gesso lungo fino al culo, quindi non solo fino al ginocchio, per 3 mesi o 3 mesi e mezzo, una roba
incredibile. Mi è andata meglio, ma non mi è andata bene. Sicuramente nei commenti ci sarà qualcuno di voi che dirà: ma Nelson, ma hai camminato 3 giorni su un piede rotto? Sì, io ero convinto al 100% che fosse una storta, solo che non si sgonfiava, non passava minimamente il male. Mi sono fatto una lastrina, per fortuna, perché mi sono rotto l'astragalo, mi sembra si chiami, boh, una cosa del genere, un osso che collega, di collegamento tra la caviglia e il piede, molto vascolarizzato intorno, ed è molto infame. Mi hanno detto che se non lo curo bene con il gesso, perché quando mi hanno detto devi tenere il gesso un mese, io ho storto il naso pensando a vlog, partite, allenamenti e varie, mi hanno detto se non lo curi bene ti rovini la caviglia per sempre, per cui curiamolo bene. E la cosa è stata buffa perché io ho fatto la visita prelastra, il medico mi ha mosso un po' il piede e ha detto: ah, non hai niente. E io: va bene, vado a fare la lastra. Dopo la lastra mi portano, senza dirmi nulla, mi convocano in sala gessi. Non mi sono mai curato una storta in sala gessi. È entrato un altro medico e mi ha detto: sei rotto. Grande! Pensavo mi prendesse per il culo, invece no. Invece sono rotto. L'appuntamento per togliere il gesso è già fissato per il 23 marzo, quindi iniziamo tutti insieme il countdown. E in questo mese qua, ovviamente, io devo sospendere dei vlog perché sono fermo a casa, cioè uscirò pochissimo da questa tana, nerderò un botto. I video comunque non si fermano, farò in altro modo. E possiamo approfittarne per iniziare finalmente anche le live su Twitch. Insomma, cerchiamo di ricavare del positivo da questa sventura che mi complicherà un sacco, sia questo mese che i mesi dopo, che saranno un po' di recupero in tutte le attività. Magari posso passare anche qualche esame. Piede di merda. Che poi me lo sono rotto giocando a frisbee. Uno mi ha fatto lo sgambetto mentre correvo e io sono caduto di peso con la gamba storta sulla caviglia e ha fatto crack. Vabbè, ci riaggiorniamo comunque. Stay tuned su tutti i miei social network che vi terrò aggiornati passo passo lungo questo viaggio insieme, io, voi e il gesso. E poi comunque ci vediamo nei video su Twitch, su... Questo vlog finisce qua, vado a piangere. Devo capire come fare la doccia senza bagnare il gesso, perché arrivano quelli di Space Valley, dobbiamo registrare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi sui social che trovate in descrizione, lasciate un mi piace di supporto. Oggi non vi minaccio perché abbiamo visto che il karma poi mi punisce e arriviamo a 2000 per supporto al mio piede. Salutoni da Nelson, fate i bravi, e anche dal gesset.